Prof, ci dica, perché dovremmo scegliere il liceo di Catizzano? La Catizzana offre diverse opzioni, no? In termini di percorsi liceali. Uno è il liceo scientifico, con un corso così chiamato, insomma, tradizionale, l'altro è il liceo linguistico. Magari spendo un paio di parole sul liceo scientifico. È una scuola che dà una, lo dico sempre, una solida, solidissima, insomma, preparazione in campo scientifico, quindi matematico, fisico e biologico, ma anche per quel che riguarda, io continuo a dirlo, la preparazione umanistica, insomma, i nostri studenti poi dal liceo scientifico non certamente si orientano solo verso le facoltà di tipo scientifico, ma anche quelle, insomma, di tipo umanistico, con, insomma, ottimi risultati e un'ottima preparazione. Sì, la nostra dimensione, i numeri che noi abbiamo ci permettono, credo di poter dire, di avere un rapporto con gli studenti e con le classi assolutamente significativo. Non abbiamo classi così numerose, abbiamo un contesto dove io credo di poter dire che il rapporto, insomma, con gli studenti e con le famiglie sia informale nel senso migliore del termine. Quindi c'è la possibilità di dialogare, c'è la possibilità di trovare tempo per comunicare, per parlare, c'è la possibilità di incontrarsi o meno in questo momento, ma insomma confidiamo che sarà così e così è sempre stato. In che modo si distinguono liceo scientifico e linguistico? Sono due corsi di studio diversi, anche se siamo ospiti negli stessi edifici, si condividono anche gli insegnanti. Però il liceo linguistico è orientato evidentemente verso lo studio delle lingue. Il liceo di Latisana è l'unico liceo della provincia in cui si studia lo spagnolo. E lo studio è particolarmente caratterizzante perché non c'è soltanto l'insegnante che dà tutti i rudimenti di grammatica, così come di cultura, letteratura, ma un'ora a settimana per ciascuna lingua è dedicata alla conversazione. Un altro elemento che distingue il liceo linguistico dal liceo scientifico è la forte impronta umanistica, linguistico-umanistica. Si potrebbe quasi dire che il liceo linguistico sia un liceo classico, però con le lingue moderne. Ciò nonostante, grazie anche alla presenza nell'organico dei docenti di scienze, di matematica e fisica che insegnano anche allo scientifico, è molto ben curata comunque la parte di conoscenza, di acquisizione delle competenze nelle materie scientifiche. Ma in realtà noi siamo in quinta, come potete vedere. E quindi quello che ci stiamo chiedendo è proprio se tutti quei percorsi, quelle attività extracolastiche a cui il liceo ci ha sempre abituato esistono ancora. Pur con tanti sforzi stiamo cercando di portarle avanti, ad esempio il gruppo teatrale, che è davvero un'attività storica del liceo scientifico Martino, a cui poi si è aggiunto appunto il liceo linguistico, così come va avanti la matematica dei campioni, un progetto che ormai è più che decennale. Altri progetti difficilmente potranno essere realizzati con la modalità online e quindi al momento stiamo vagliando la possibilità, insomma, di attivare. Perché riguarda il liceo scientifico, anche in questo caso avevamo dei progetti storici ormai da 10-15 anni, uno che ci caratterizzava, insomma, che ho sempre sostenuto con molta forza, il piano lauree scientifiche, che è in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell'Università di Trieste, una progettualità che però si basa prettamente sul lavoro laboratoriale in gruppo e quindi in questo momento c'è un momento di sospensione, naturalmente, ma insomma noi confidiamo addirittura, insomma io cerco di essere ottimista, che nell'arco della primavera si possa, insomma, proseguire anche con questo tipo di attività. L'università ancora lavora e quindi con noi, e quindi, insomma, stiamo cercando di portarlo avanti. Come il teatro scientifico, che era uno sforzo, diciamo così, per veicolare contenuti matematici, però con un linguaggio diverso che è quello del teatro. Ma è vero che si attiverà un nuovo progetto scolastico qui alla Tisana?
Da quest'anno credo che un'attività progettuale che noi chiamiamo curvatura e che caratterizzerà in maniera significativa il liceo scientifico di Latisana, nello specifico, e anche il liceo linguistico, è quella che chiamiamo curvatura biomedica. Quindi intendiamo caratterizzare i corsi del secondo biennio e del quinto anno, ma anche con le attività a partire dal primo biennio, con una temi, insomma, una progettualità dei percorsi che vadano verso una preparazione in campo specificatamente biomedico, con due obiettivi. Il primo è quello di agevolare l'accesso, quindi il superamento, insomma, dei test per l'accesso alle facoltà mediche, che non è solo medicina, ma è ostetricia, è fisioterapia, è infermieristica, eccetera. Questo lo faremo attraverso collaborazioni molto significative con l'ospedale di Latisana, che è una realtà territoriale per noi molto importante, con le università e anche con l'associazione, insomma, dei medici che già hanno dato la loro disponibilità, e questo credo che diventerà, diciamo così, un percorso di caratterizzazione del nostro corso di studi molto molto significativo. Dove si possono trovare gli altri progetti che si svolgeranno quest'anno? Altri progetti li potrete trovare nella nostra pagina, c'è il link, i nostri progetti, e lì verranno, potrete leggere tutti quelli che quest'anno cercheremo di attuare e con ogni probabilità attueremo. Ma insomma, ragazzi, alla fine ne valsa la pena. Certo. Sì, abbiamo lavorato, studiato molto, però ci siamo anche sentiti liberi di essere noi stessi.